Grazie al contributo dell'azienda Grow e al Portantico di Genova è stato installato il secondo Sibin, l'apparecchio che immerso nell'acqua consente di raccogliere rifiuti galleggianti, microplastiche comprese, un progetto promosso da LifeGate Plasticless. Visto il successo del primo e la quantità di, ahimè, di plastica che raccogliamo da maggio, abbiamo raccolto questo invito e lo sponsor di questa seconda installazione, GROE, ci aiuta a potenziare il servizio. È vero, è un percorso più ampio, un percorso che ha visto già nel 2015 l'installazione di un grosso impianto fotovoltaico che ci dà circa l'8-10% del nostro fabbisogno, le colonnine di ricarica per le auto elettriche, siamo la postazione in città che ne ha un numero maggiore, sono 6 al momento, di cui una velocissima, quindi quella che ricarica le auto in una ventina di minuti. Abbiamo l'elettrificazione, questo è un elemento importante, le banchine per i mega yacht, quindi abbiamo ridotto completamente le emissioni inquinanti degli yacht, quindi è ridotto il rumore e aumentato la qualità della vita di coloro che si posizionano nei dehors dei ristoranti, dei magazzini del cotone. E a maggio abbiamo lanciato questa iniziativa di riduzione, di aiuto e supporto alla riduzione dell'utilizzo della plastica monouso, quindi delle bottiglie di plastica in prima battuta che nell'area ne erano vendute ben 2 milioni all'anno, pensate la quantità, e con la possibilità di ricaricare delle borracce che possono avere gli utenti o che possono comprare, perché la scelta deve essere un comportamento, un'azione consapevole, quindi la borraccia viene venduta nei locali del Porto Antico a un prezzo molto basso, in modo tale da agevolare e spingere questo percorso. Abbiamo notato che gli stranieri, soprattutto quest'estate, arrivano già con la loro borraccia e quindi hanno avuto piacere di poter ricaricare nei locali dell'area, e piano piano questa cosa sta diventando contagiosa e pensiamo che si allarghi, speriamo che si allarghi anche a tutta la città. La sostenibilità fa bene al pianeta, ma fa bene anche al conto economico delle aziende. Il fatto di avere un impianto fotovoltaico e di produrre energia col sole ci aiuta a risparmiare quasi 50.000 euro all'anno di corrente elettrica. Il fatto di avere 4 milioni e mezzo di presenze nell'area che vedono queste situazioni, che le vedono implementate, capiscono come la mobilità elettrica. All'inizio nessuno credeva che in città con le salite si potesse andare con motore elettrico, invece il motore elettrico è molto più performante dei motori tradizionali e quindi è stata anche un'occasione questa per fare comunicazione e informazione ai nostri visitatori, ai nostri utenti e poi ai genovesi. Abbiamo raccolto una media di 1 chilo di materie plastiche al giorno, essenzialmente tanti sacchetti, ahimè, tante imballaggi, carte, tante cicche di sigaretta, e proprio dai prossimi giorni abbiamo posizionato una teca che vedete in fondo a questo pontile, dove metteremo con delle grafiche adattate, rovesceremo i Sibin per far vedere in quanto, ahimè, poco tempo si riempie la teca. Quindi insomma, essenzialmente i dati al momento sono questi, raddoppiando abbiamo la possibilità probabilmente, visto che le due posizioni sono state studiate ad hoc, un esempio concreto è che noi dovevamo pulire lo scaletto che c'è lì ogni 3-4 giorni regolarmente perché si spiaggiava un sacco di plastica, questo non avviene più, quindi anche da un punto di vista estetico per chi viene a passeggiare nell'area non si vede più questo spettacolo poco bello. Per Grohe il primo Sibin che andiamo ad adottare fa parte di un processo che abbiamo iniziato nel rispetto della sostenibilità già da molti anni, producendo delle soluzioni, delle rubinetterie speciali, si sta parlando della famiglia di Grohe Blu, che sono in grado di andare a microfiltrare l'acqua all'interno delle case, quindi dei cittadini italiani. La soluzione vuole andare a inserire in un contesto di eliminazione della plastica alla fonte. In questo caso, col Sibin andiamo ad eliminare tutti quelli che sono purtroppo i rifiuti che sono stati già accidentalmente o anche purtroppo per inciviltà buttati o che arrivano nei corsi d'acqua e quindi poi nel mare. Il Porto Antico di Genova, essendo Genova una città comunque di riferimento per quanto riguarda il mare, la nautica e tutto quello comunque che è il rispetto e la passione dell'ecosistema marino, è sicuramente
sicuramente un riferimento importante in Italia, siamo partiti da questa città proprio per questo motivo. È diciamo un primissimo passo a cui ne seguirà uno esattamente da domani, nel senso che Grohe è anche presente al Salone Nautico di Genova con una propria installazione, un track mobile che ha come obiettivo quello di far conoscere il marchio, ma soprattutto avrà come obiettivo quello di portare i sistemi di microfiltrazione a conoscenza di tutti i visitatori che accorreranno durante le giornate della fiera. Sì, oggi siamo qui appunto insieme all'azienda Grohe per installare e far partire il secondo dispositivo Sibin del progetto LifeGate Plasticless. Siamo circa oltre 60 dispositivi installati in tutta Italia, ma siamo anche già in altri paesi, siamo in Grecia, in Svizzera, in Inghilterra, a breve saremo in Francia e in Spagna. E il nostro sogno è quello di andare un po' in giro per tutta Europa e coprire di Sibin i dispositivi che riescono ad assorbire tante tonnellate di plastica ogni anno. Sibin, immaginate, è come un cestino, poi spero riusciate a vederlo in qualche immagine o attraverso cercandolo su Google. È come un cestino con all'interno una pompa e uno skimmer che riesce ad aspirare tutto quello che galleggia in superficie, quindi soprattutto plastiche, ma anche microplastiche e non solo, tutto quello che galleggia in mare. Quello che noi facciamo è, insieme ai porti, che sono già dei punti naturali di accumulo di rifiuti, individuare all'interno del porto i punti di accumulo stessi principali e installare questi dispositivi, che ovviamente hanno bisogno sia di manutenzione ma anche di poca corrente, pochissimo, perché è l'equivalente di una piccola lampadina accesa 365 giorni l'anno, e attraverso questa pompa appunto i dispositivi riescono a catturare le microplastiche.